Se qualcuno troverà, farà dei ricorsi al TAR o troverà altre situazioni, saremo pronti a riparlarne. Il sindaco di Piazza interviene personalmente nella polemica sulle unioni civili e precisa una volta per tutte il punto di vista del comune. La querela si trascina da un paio di settimane quando il professor Davide Zotti, attivista gay, si è visto rifiutare la sala matrimoni per la ratifica dell'unione con il suo compagno, nonché notificare tutta una serie di ulteriori restrizioni riguardo gli orari e le giornate. Il matrimonio esiste solo fra un uomo e una donna. Dopo, naturalmente, la legge ha previsto anche le unioni civili, per cui grande apertura nei loro confronti. Applichiamo la legge. Ho sempre applicato la legge, di fatto ho la fedina penale pulita e continuerò ad applicarla. La decisione della giunta comunale ha scatenato una serie di polemiche prese di posizione nella maggior parte dei casi prevedibili contro e a favore. Giorni fa, a Sveglia Trieste, il consigliere comunale regionale forzista Bruno Marini aveva avanzato un'apertura, rintuzzata subito dopo dal vice sindaco e assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Io riterrei di dare, e lo darò anche nelle forme ufficiali, però approfitto dello spazio che oggi mi dà Tele4 per rivolgere un appello alla giunta comunale per fare questo tipo di apertura a coloro che intendono registrare le unioni civili, di farlo di sabato. Qua c'è anche una questione di costi che deve sostenere la pubblica amministrazione. Portare il personale a lavorare anche di sabato significa spendere di più, perché bisogna pagare il personale oltre che trovare il personale disponibile. Sia come sia, anche dalle parole del sindaco si intravede un piccolissimo spiraglio, laddove nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità. Questa è la linea del comune. Noi sappiamo benissimo che la sala matrimoni è destinata ai matrimoni. Ci sarà un altro ufficio che sarà destinato all'Unione Civile, molto semplice.